Francesco? Sì, sono Francesco Lorusso, faccio parte della lista civica 10. Offerto e ho dato la mia disponibilità a sostenere la candidatura di Don Franco De Donno per il suo impegno nei decenni passati sul territorio di Ostia e per la sua determinazione nel voler affrontare e risolvere i problemi oramai cronici di Ostia. Sono Gianluca Cavino, buonasera a tutti. Siamo qui al pontile che rappresenta il simbolo turistico di questa nostra, di questo nostro territorio, un simbolo turistico che ha vissuto in questa stagione, forse crediamo, una delle peggiori, se non la peggiore stagione balneare. Questo perché ovviamente negli anni precedenti si è tentato di mettere mano e tentare di riorganizzare, no, la legalità sul lungomare, a volte ci si è riusciti, nella maggior parte delle volte non ci si è riusciti. Ci sono delle notizie che ci dicono che il piano di utilizzazione degli arenili, che è il piano che gestisce ovviamente il nostro litorale, sta per essere approvato, è stato redatto in municipio quando era commissariato. Ebbene, è bene sapere che questo piano, essendo un piano che trasforma urbanisticamente il nostro territorio, è soggetto alla delibera comunale 57 del 2006 che obbliga la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana. Noi di questo piano non sappiamo nulla, non sappiamo come è stato redatto, sicuramente vogliamo vedere, perché mesi fa è stato redatto anche le linee guida che vara la Regione Lazio per redigere appunto i piani di utilizzazione degli arenili, però non conosciamo questo piano. Quindi, al di là di quello che possa dire il Movimento 5 Stelle, di quello che possano dire gli altri, noi vogliamo vedere questo piano, vogliamo porre all'attenzione alcune osservazioni, perché è giunto il momento di cambiare veramente strada e soprattutto metodo e stile di come viene gestito questo lungomare. Aggiungo che il nostro lungomare ha quattro aree specifiche: a Capocotta, che è un sito di interesse comunitario, ha la spiaggia di Castel Porziano e dei Cancelli, che è inserita all'interno della riserva statale del litorale romano, ha poi il tratto urbano che è pieno di stabilimenti balneari e infine Ostia Ponente, dove una volta c'erano le spiagge libere attrezzate che sono scomparse e lasciate nel degrado più assoluto, con dei manufatti costruiti dal comune che sono completamente abbandonati. Ebbene, facciamo attenzione, perché la direttiva regionale parla della visibilità del mare al 50%, quindi 50% occupato e 50% libero. Se facciamo i conti sul nostro litorale, considerando tutto il litorale, stiamo al 52 occupato e 48 libero. Questo vuol dire che basterebbe, no, aprire un paio di varchi e arrivare a quello che dice per legge. Noi questo ovviamente non possiamo accettarlo, perché il tratto urbano, che è quello diciamo più goloso e quello più appetibile, è occupato per l'87%. Quindi vogliamo che il tratto urbano venga liberato. Infine posso dire che finalmente il libero e gratuito accesso al mare è stato sancito per legge nel 2007, inserito nel collegato alla finanziaria appunto del 2007. Quindi voglio dire al Movimento 5 Stelle, che sta dicendo che butta giù il muro, che avrebbe innanzitutto dovuto fare un servizio a Ostia tentando di organizzare una stagione completamente diversa da quella che abbiamo vissuto, perché è la peggiore stagione che Ostia ha vissuto. E poi ovviamente voglio fare un appello pubblico, perché sfido il Movimento 5 Stelle ad un'assemblea pubblica anche con noi per parlare sul futuro del lungomare. Bene, ma riguardo la fluidità
abitare accessibile del mare, sempre comunque la famosa legge la 296 del 96, questo vabbè in teoria, ma in pratica qui c'è una sorta di lungomuro, c'è chi dice che l'85% viene negato, tanto il 15% delle spiagge è fluibile. Ma cosa pensate di fare eventualmente per far ripristinare non solo la visibilità ma anche la fruibilità del mare, nel rispetto appunto delle normative italiane, anche quelle europee, perché per esempio l'articolo 12 della Bolkestein prevede le concessioni vadano a gara di evidenza pubblica, cosa che a Ostia non è, cioè Ostia, l'Italia non esiste, quindi ci saranno delle grosse penalizzazioni da parte dell'Europa. Come la vedete questa situazione? Innanzitutto diciamo che siamo contrari alla creazione di varchi, perché il vero varco di accesso al mare è l'ingresso dello stabilimento. Una volta che abbiamo sancito questo diritto, questo principio, è ovvio che chiunque può entrare, no? Ovviamente con tutte le dovute cautele, dentro il mare. La legge Bolkestein ha dei punti molto importanti e favorevoli, ovviamente stiamo parlando dopo il 2020 se non avverrà un'ulteriore proroga, e ha anche dei punti abbastanza preoccupanti, perché una, e questo lo vogliamo dire, una gara europea significa che possono partecipare per gestire queste spiagge le multinazionali, non solo italiane ma anche spagnole, anche tedesche. Ebbene, noi vogliamo invece garantire la funzione sociale anche di queste spiagge, quindi vogliamo garantire le cooperative sociali del nostro territorio, le associazioni del nostro territorio. Vedremo come poterlo fare. L'articolo 12 della Bolkestein non lo vieta, cioè il concessionario è una cosa e i lavoratori del posto è un'altra. E al di là proprio di questo dobbiamo capire se per quanto riguarda le spiagge libere attrezzate la concessione è rimasta al Comune di Roma oppure no. Non si sa niente, perché in questi due anni di commissariamento, con la connivenza anche del Movimento 5 Stelle, perché non ci dimentichiamo che comunque era l'opposizione e aveva la presidenza della Commissione Trasparenza e Garanzie, non si è capito più niente. Sono successe delle cose, ma noi non lo sappiamo. Non sappiamo se la concessione delle spiagge libere è ancora in capo al Comune di Roma o è passata al Ministero dell'Ambiente. Non sappiamo questo PUA che cosa prevede, e quindi credo che a gran voce dobbiamo ribadire la delibera 57 del 2006 sulla partecipazione dei cittadini e la scelta della trasformazione urbanistica. Quindi vogliamo vedere questo PUA, il Comune di Roma deve obbligatoriamente, in base a questa delibera, organizzare delle assemblee pubbliche per spiegare quello che hanno costruito, e noi poi faremo le nostre deduzioni e controdeduzioni. Sono Mirella Arcamone, sono appunto candidata con Franco De Donno nella lista Laboratorio Civico 10. Che cosa è fondamentale per noi? È fondamentale rimettere al centro lo sviluppo di questo territorio, che non è latifondismo di alcuni pochi ricchi, è lo sviluppo di ciascuno in questo territorio, lo sviluppo di commercianti onesti, lo sviluppo per un'imprenditoria onesta. Ecco, solamente una lista che metta al centro questo, la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, quindi solo con Franco De Donno è possibile immaginare uno sviluppo vero che riguardi tutte quante le potenzialità di questo territorio. Il mare è nostro, il mare deve essere libero ed è nostro ed è fonte di sviluppo insieme alla pineta, insieme ai parchi, insieme alla bellezza di questo territorio. Quindi questa sicuramente è la centralità della nostra campagna e anche la centralità della scelta di stare con Franco De Donno, mettere al centro una possibilità di cooperative, di associazioni, di riappropriarsi del territorio come cittadini, riappropriarsi di ogni angolo, di ogni opportunità, di ogni possibilità di questo territorio, che è talmente ricco da consentire lo sviluppo di tutti, la ricchezza di tutti, mentre oggi è chiaramente nelle mani di pochi latifondisti, io li chiamo così. Questo in generale è la nostra prospettiva ed è quello che mi convince, in particolare il mio campo è, diciamo, oltre al sociale, la scuola, e chiaramente è un problema la dispersione scolastica, è un problema l'abbandono, è un problema il recupero culturale, sociale e umano di una parte di questo territorio che è Nuova Ostia, ma anche di una parte dell'entroterra. Quindi un'attenzione particolarissima a costituire un tavolo
condiviso di concertazione interistituzionale nel quale metteremo al centro questi problemi, il problema delle scuole dal nido fino alle scuole superiori, il problema degli spazi, il problema dell'accesso libero dei bambini a costi calmierati nel nido, nella scuola d'infanzia, il sostegno alla scuola pubblica e a quella convenzionata, il ripensamento della strutturazione di spazi, luoghi, sicurezza nelle scuole primarie e nelle scuole superiori. In particolare un problema gravissimo è l'enorme numero di studenti delle scuole superiori che si spostano dall'entroterra a Ostia, che non riescono spesso a frequentare le scuole che desiderano, che rischiano quotidianamente. Quindi stare su questa possibilità di una scuola come davvero la prevede la Repubblica, su questo il nostro municipio può fare, non ha fatto in nessuna delle amministrazioni precedenti, figuriamoci nel commissariamento, cioè deve diventare protagonista di un tavolo interistituzionale che mette insieme Ministero, quindi l'ufficio scolastico regionale, l'assessorato del Comune di Roma, quello appunto della città metropolitana, l'area metropolitana, insieme con i dirigenti, le associazioni, i sindacati, perché queste questioni si possono incontrare lì e dentro queste questioni enorme è il problema è la via dello sviluppo, dell'inclusione, inclusione della disabilità, un modo diverso per accettare l'immigrazione non come un problema ma come una ricchezza. Buongiorno, sono Piero Lobue, candidato alla lista civica di Donno. Sono candidato in questa lista perché ho visto i bisogni necessari, impellenti di questo comune, abbandonato a se stesso, in qualsiasi settore, in qualsiasi campo. Siccome abbiamo bisogno di tante gente che ha tanta volontà di aiutare questo benedetto quartiere, che è ridotto veramente, di nuovo ripeto, malissimo. Sono orgoglioso di partecipare a questa lista con tanta volontà e con tanto impegno. Farò tutto il mio possibile per aiutare la gente che ha bisogno nei servizi sociali e nei altri settori che bisognerebbe elencarli. Non finiremo mai di elencarli. Qui c'è bisogno di tutto. Di tutto significa imboccarci le maniche, lavorare con parsimonia, ma lavorare veramente bene, al di là di quello che hanno fatto i partiti. Yeah.